È un bando di concorso pienamente in linea con il passato, ma con importanti novità, quello per le borse di studio 2018-2019, rivolte agli studenti universitari idonei in graduatoria, presentato alla stampa nella sede dell'ERSU dal presidente Alessandro Cappellani e dal direttore Valerio Caltagirone. La data ultima per partecipare al bando e concorrere così all'assegnazione dei benefici per gli studenti è quella del 13 settembre alle 14. Intanto, per l'anno precedente, come spiegato dai vertici dell'ente regionale per il diritto allo studio, sono state concesse borse di studio per il 68% degli idonei in graduatoria. La speranza di quest'anno è che con l'aiuto della Regione si possa arrivare a soddisfare quante più richieste, confermando 680 posti letto, con l'auspicio di arrivare a 1000 il prossimo anno. C'è una sinergia fortissima tra l'Ateneo e l'ERSU, come è giusto che sia. Nel passato c'è stato un po' di scollamento, ma ora c'è una sinergia assoluta. Devo dire che tutte le misure politiche, le scelte che vengono fatte da questo ente sono concordate con l'assessore La Galla e con l'università, come è giusto che sia, perché ERSU è ente regionale per il diritto allo studio universitario. Il presidente non a caso è un professore universitario, il direttore non a caso è un dirigente della regione. Il tutto viene sviluppato in maniera razionale, ma anche molto attenta nei confronti degli interessi dei ragazzi, per cui questo bando tiene conto delle risorse delle quali noi disponiamo e cerca di dare i servizi maggiori agli studenti. Ai 680 posti letto che sono usciti in bando, speriamo di aggiungere quanto prima i posti, 300 posti letto che usciranno fuori dall'accordo transattivo che necessita solo di un atto formale con l'Hotel Costa. E in più, poiché l'università ci richiede posti letto per studenti stranieri, anche per i cinesi, ma per studenti europei, Erasmus, in quanto questa misura è importantissima per la valutazione degli atenei. Stiamo rivalutando tutte le proposte esitate dalle manifestazioni di interesse che noi avevamo fatto in questi anni per cercare di ampliare i posti. Oltre a questo abbiamo tre mense che funzionano molto bene, le manterremo tutte e tre e manterremo anche la mensa di Via Vittorio Emanuele che anzi sarà ampliato grazie alla promessa da parte dell'Ateneo di locali più idonei in tempi abbastanza brevi. Quindi il mio messaggio agli studenti siciliani è quello di non abbandonare la Sicilia, frequentare queste università che sono veramente tra le migliori d'Italia. Non lasciate perdere le classifiche, se andate a vedere quali sono le ragioni per cui l'università si trova in posti non adeguati, è legata a questioni di ordine burocratico, funzionale, ma non legata alla cultura. Quindi noi cercheremo di migliorare anche le strutture al massimo. Ho appena letto un comunicato dell'assessore alla formazione, professor La Galla, che interpreto come un impegno formale da parte di questo governo a favore degli Atenei e degli ERSU siciliani, ma non soltanto, ma una lotta all'ultimo sangue contro la fuga dei cervelli, in quanto gli ERSU, con la nuova legge che è in itinere, non saranno soltanto enti erogatori di servizi, ma si dovranno anche occupare delle prospettive nel lavoro e quindi i rapporti con tutto il mondo del lavoro per gli studenti dell'Università di Catania. Quindi l'obiettivo è fare laureare qua i nostri ragazzi e farli lavorare in questa terra. Il part-time è un'iniziativa fortemente voluta dal direttore dell'ente, dal dottor Caltagirone, da me certamente condivisa. Cercheremo con questo di utilizzare altri fondi che consentiranno di dare agli studenti sempre meritevoli e in condizioni economiche non ottimali, la possibilità di lavorare nel loro settore, quindi questo è molto importante, supportare coloro i quali sono restati a lavorare nell'ente, che non sono tantissimi, cioè dire quei bravi funzionari, dirigenti e impiegati che hanno preferito restare qui e lavorare in maniera improba,
dando dei risultati molto buoni. Molto è stato fatto, ma molto sarà ancora fatto da questo ente. È lo stesso bando degli altri anni, ma soprattutto è un bando che è in sintonia con tutti gli altri ERSO della Sicilia, quindi, come abbiamo detto anche nell'introduzione, quasi per il 90% nelle linee generali, ma soprattutto per quanto riguarda i requisiti di reddito e di merito, vengono dati da un DPCM nazionale, il quale obbligatoriamente deve essere recepito da parte nostra, ma dicevo anche in sintonia, non c'è una disonanza a un'autonomia dell'ERSO di Catania che diforme anche dagli altri enti. I ragazzi lamentano qualche cosa per quanto riguarda per esempio il numero dei pasti, e noi abbiamo dovuto ridurre il numero dei pasti perché prima non c'era un limite, quindi i pasti erano, diciamo, senza un limite prestabilito. Tenete conto che la borsa di studio include 1.200 euro per quanto riguarda la ristorazione. Noi oggi eroghiamo quasi 360 pasti più 50 per i ragazzi che sono residenti, diciamo, nelle nostre strutture, quindi sono quasi 410 pasti per, moltiplicato per il costo del pasto, andiamo oltre i 1.200 euro consentiti, quindi interveniamo con fonti nostre. Quindi la loro, diciamo, segnalazione, protesta, non so come la vogliamo definire, è fuori luogo, perché stiamo garantendo in ogni caso almeno due pasti giornalieri nelle nostre strutture. Non possiamo non mettere un limite, oggi ci viene imposto dalla Corte dei Conti, ci viene imposto il limite e il controllo della spesa, ci vengono imposti anche da norme, diciamo, nazionali e governative, quindi anche noi ci dobbiamo adeguare. Devono capire che i ragazzi, che i servizi, sì, è giusto che richiedono i servizi, purtroppo tante cose sono cambiate. Oggi tutti i servizi sono a domanda, spesso devono anche compartecipare, bisogna che ci sia una compartecipazione alla spesa, fermo restando la gratuità per chi ne ha diritto, ma il resto va regolamentato. Questo abbiamo fatto. E l'ERSO l'ha fatto forse un anno un po' in ritardo rispetto agli altri ERSO, però perché ci siamo sempre resi conto di andare, diciamo, dalla parte dello studente, che poniamo sempre al centro della nostra attività quotidiana, però adesso dobbiamo anche giustamente regolamentare. Tra le novità di quest'anno, oltre alle collaborazioni part-time, anche l'ampliamento della mensa in via Vittorio Emanuele, grazie ad un accordo con il rettore Francesco Basile e con il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Giuseppe Vecchio. I locali saranno trasferiti al piano terra del Dipartimento e ampliati per offrire maggiori spazi agli studenti.